Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Allora, in questo video andremo a definire quelle che sono le indicazioni da mettere sulla linea di riferimento, cioè intendo dire in questa posizione, per poter, diciamo così, quotare le saldature, i vari tipi di saldature. E quindi cosa mettere, cosa scrivere qua sopra, per capirci. Allora, andiamo a vedere le varie casistiche. Cominciamo con saldatura testa a testa. Poi vedremo se questo video sarà parte 1 e parte 2 perché può essere un po' lungo. Vediamo quanto, come andiamo, poi vediamo se dividerlo in due parti. Saldatura testa a testa. Allora, saldatura testa può essere di questo tipo. Quindi questi sono i due lembi. Cerco di disegnarveli, diciamo, dignitosamente. La saldatura è questa. La annerisco che rende forse un po' di più l'idea, ovviamente. Allora, cosa c'è da indicare? Lo spessore, a questo punto della saldatura, che e anche lo spessore in realtà delle lamiere che vengono saldate. Quindi ovviamente la quota minima da indicare, ok? Quindi questa distanza S, diciamo così, è la minima distanza tra la superficie della lamiera e il vertice del cordone, che non può essere maggiore dello spessore della lamiera più sottile, ovviamente. Che simbolo si utilizza da mettere sulla linea di riferimento? La V, chiaramente. Ok. Perfetto. Allora. Ok. Poi vediamo un'altra casistica sempre della saldatura testa a testa, che è questa. Sempre i due lembi in questo modo, messi in questo modo. Abbiamo la nostra saldatura che è questa. In questo caso disegniamo un cordone convesso. Allora, la quota S stavolta è questa quota. Spero sia chiaro. Questa è la quota S, ok? Cosa si metterà, diciamo, sulla linea di riferimento? Questo valore di S, quindi non so, e due sbarrette dritte. Ok? S ovviamente è quell'altezza, potrebbe essere 5, 10, quindi potrebbe essere ad esempio 5 con due sbarrette, per esempio. Vediamo l'ulteriore casistica. Quindi questa qua è una saldatura che abbiamo visto, diciamo, nello scorso video, proprio a Y come forma, okay? Non a U, quella che ho fatto prima era a U, questa qua ovviamente è a forma Y. La quota S qual è? Ovviamente, come nel caso precedente, è questa quota, ok? Questa è la vostra quota S, come si rappresenta sulla linea di riferimento? S, cioè quindi il valore, è la Y. Quindi non so, potrebbe essere 5Y, se l'altezza S è 5 mm. Va bene. Quindi questa è la saldatura testa a testa. Ecco, disegniamo un po' più, scusatemi, decentemente i lembi, anche se sono dei disegni abbastanza scadenti, comunque. Li faccio io a mano, per cui. Allora, l'altra casistica che abbiamo è la casistica numero 2, la saldatura bordi. Allora, si chiama saldatura a bordi rilevati. Non completamente penetrata. Quindi non completamente penetrata.
Allora, è una saldatura che possiamo disegnarla così. Quindi i lembi sono questi. Questi due, ovviamente. Li tratteggiamo in questo modo. La saldatura è quella parte sopra qua, chiaramente annerita, adesso ve la annerisco. Mi sa che il video andrà un po' per le lunghe, vediamo se conviene davvero dividerlo in due. Allora, la quota in questo caso da considerare è questa. È la vostra quota S. Allora, come si rappresenta? Allora, si rappresenta con, quindi l'S cos'è? La minima distanza tra la superficie esterna della saldatura ed il vertice del cordone. Questo è un po' la vostra quota S, come va presa, diciamo così. La rappresentazione è molto simile a quella già fatta per il testa a testa e si rappresenta sempre con S con due tratti, in questo modo, quindi 5 in due tratti, per esempio. Poi abbiamo la saldatura che viene fatta per la maggiore nell'industria, che si chiama saldatura d'angolo continuo. Quindi saldatura d'angolo è la più diffusa comunque, quella che è fatta più volte secondo me, soprattutto nella carpenteria, insomma. Allora, il cordone, come sapete, può essere fatto in modo diverso, no? Allora, potete averlo in tre versioni, adesso ve lo disegno. Allora, i lembi sono messi in questo modo. Adesso vi disegno le tre casistiche particolari, che poi alla fine sono, il disegno è molto simile, per cui ne prendo uno e vedo se riesco a copiarlo, perché a questo punto, cioè, lo prendo e lo copio in tre, così facciamo le tre casistiche, insomma. Lo metto qua uno e l'altro lo mettiamo magari più sotto. Anzi, vediamo se sì, lo mettiamo qua sotto tanto. Allora, la prima casistica, avete un cordone dritto, così, cordone d'angolo, lo annerisco, così è più chiaro, però non è né concavo né convesso, ma sostanzialmente è dritto. Allora, la quota che dovete considerare è l'altezza del lato del triangolo, ok? Ve lo disegno, questa quota è la z. Si chiama con la si utilizza il simbolo Z e l'altezza, ovviamente, poi potete scegliere cosa quotare. Allora, se voi quotate invece questa quota, questa quota si chiama A. Quindi ricordatevi che nei cordoni d'angolo si vede qua, però ve lo faccio in modo un po' più specifico. Potete quotare o quell'altezza qua del triangolo, oppure l'altezza proprio del triangolo vera e propria, cioè quindi o un cateto, o potete quotare, scusatemi, l'altezza proprio del triangolo, che è questa quota qua. Spero sia chiaro. Poi potete avere il cordone convesso, l'avevamo visto già nel precedente video, se ricordate, il cordone convesso fatto in questo modo. E anche qua la stessa cosa, potete quotare, diciamo, l'altezza z, ripeto, si utilizza la lettera z, oppure la quota A, che in questo caso non è, diciamo che è presa da, però vedete che questa quota A in questo caso non è la stessa vista precedentemente, ma ve lo faccio un po' più ingrandito, che forse è un po' più chiaro. Nel cordone convesso è questa quota, vedete, è dallo spigolo è presa, non è presa dall'altezza massima, dal punto più alto del cordone, ok? E poi avete quella versione concava della saldatura d'angolo concava, che
la saldatura fatta così ovviamente. Okay. Le quote come sono prese? Allora, le quota Z, allora qua facciamo la quota A, che la quota Z sono sincero non ho ben capito, non riesco a vedere bene. Allora la quota A è una quota che è presa qua, adesso ve la ingrandisco un po' così è più chiaro. Cioè nel senso il cordone è fatto così, la quota A è presa in questo modo, nel punto, diciamo, è preso dal punto più basso della concavità, diciamo così. Questa qua è la quota A, sostanzialmente. Ok. La quota Z, sono sincero, non riesco a capire dallo schema che ho qua dove è presa, ma vabbè. Quindi non ve la metto perché non voglio scrivere una cazzata. Non riesco a capire bene neanche io comunque. Vabbè. Allora, quindi, come la rappresentate sulla linea di riferimento? Allora, sulla linea di riferimento voi avete due possibilità. Allora, o quotate la quota A, sempre col simbolo del triangolo, per il discorso di saldatura d'angolo, o quotate la quota Z, che non potete quotarle entrambe, si quota una delle due, la scelta, quella che più vi interessa a livello progettuale, ovviamente. Quindi potrebbe essere, non so, A si usa la lettera A, quindi si antepone la lettera A o Z, si mette l'altezza, non so, qua del cateto, che voglio considerare, e poi metto il simbolo, si quota così, oppure Z, quoto l'altezza Z che voglio che sia 6, e poi metto il simbolo. Questo è quello che si scrive sulla linea di riferimento. Quindi la linea di riferimento, ricordatevi che è quella orizzontale, e sopra qua gli metto la mia quotatura, giusto per capirci, spero sia chiaro. Z6, così. Ok, quindi abbastanza semplice. Poi saldatura d'angolo discontinua, sono le varie casistiche queste che potete trovare. Quindi saldatura d'angolo discontinua. Allora, il disegno è una cosa del genere, vediamolo dall'alto, non più dalla sezione, ma lo vediamo dall'alto, diciamo così. Quindi avete un lembo che è questo, il lembo 1, il lembo 2 ovviamente è questo qua. Stiamo vedendo il cordone, cioè stiamo vedendo i lembi sono messi, la sezione è messa così, giusto per capirci, ok? Stiamo vedendo dall'alto, da questa, una vista dall'alto, quindi da dove vedete la freccia, diciamo così, dove indica la freccia. Allora, i cordoni si rappresentano indicativamente in questo modo. Le quote sono, ve le metto in rosso, questa, questa, questa. Quindi indicheremo queste distanze con la lettera L, lunghezza dei cordoni, e con la lettera E la discontinuità che c'è in mezzo. Ok? Quindi in questo caso L cos'è? Allora, L è la lunghezza della saldatura. Allora, ve lo scrivo qua sotto perché è importante. Lunghezza saldatura, escluso i crateri di estremità, esclusi i crateri. Okay. Poi avete E, la distanza tra i due cordoni consecutivi, quindi distanza cordoni consecutivi, e nel numero di cordoni ovviamente. Anche in questo caso, quando andrete a quotare sulla linea di riferimento, avete la possibilità di utilizzare A o Z,
Quindi anche in questo caso è previsto. Come si quotano in caso di A o Z? Allora avrete A con la vostra distanza, quindi con la vostra quota A5 per esempio, simbologia, poi dovete mettere N, cioè il numero di cordoni, esempio 5, per la lunghezza, cioè 10, cordoni lunghi 10 mm. E tra parentesi dovete mettere la discontinuità, so, 20, ogni 20, che sono 5 cordoni lunghi 10 ogni 20 mm. Lo stesso con lo Z, Z5, 5 per 10, ecco, in simbologia come sarebbe? Sarebbe A per N, in lettere lo scrivo, per L con la discontinuità. Ok, quindi c'è la corrispondenza, vedete, E è questo, l'L è questo, e il numero di cordoni è quello che mi ha messo 5 per esempio, va bene? È A o Z ovviamente, cioè, quindi va bene o la A con l'altezza o Z, quello che abbiamo detto precedentemente, va bene? Quindi questo qua è tutto quello che potete scrivere sulla linea di riferimento, che è la linea orizzontale della quotatura, ripeto. E vediamo quanto siamo arrivati, se è il caso di andare avanti o 16 minuti, potremmo dividerlo anche in due. Sì, direi di dividere il video in due perché sennò viene anche un pochettino prolisso. Questa è la parte 1, ci vediamo per la parte 2. Arrivederci a tutti.